Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Approvato il piano dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria per il 2016-2017. Paolo Giovagnoni. Il piano è stato approvato con gli 11 voti favorevoli della maggioranza e l'astensione degli 8 consiglieri di opposizione. Per quanto riguarda l'offerta formativa, parere favorevole all'attivazione del liceo musicale coreutico presso l'Istituto Italo Calvino di Città della Pieve. Giudicate ammissibili, previo parere dell'Ufficio Scolastico Regionale, quindi a partire dall'anno 2017-2018, le richieste del Convitto Nazionale Principe dei Napoli di Assisi di attivare un corso di liceo scientifico internazionale con opzione lingua cinese e quella del liceo scientifico artistico sportivo Marconi di Foligno per l'attivazione di un corso di liceo scientifico internazionale con opzione lingua inglese, sempre previo parere dell'Ufficio Scolastico Regionale, quindi a partire dall'anno scolastico 2017-2018. Per quanto riguarda la programmazione della rete scolastica in provincia di Perugia, accorpamento della sezione di Cascia del liceo scientifico Marconi di Foligno con l'Istituto Omnicomprensivo Fidatti di Cascia, e per ciò che riguarda Terni, accorpate nei due istituti comprensivi di Narni Scalo e Narni Centro tutte le scuole dell'infanzia e della primaria, anche di secondo grado, gravitanti nei due poli. Parere favorevole anche per la diversa costituzione della direzione didattica a San Giovanni, con spostamento della scuola infanzia della San Giovanni di via 20 Settembre nell'istituto comprensivo Brin, unificandole alla Montessori. Per la relatrice di maggioranza in aula, Carla Casciari, del PD, il piano persegue nel lavoro di integrare l'offerta formativa delle scuole del territorio con i soggetti che vi operano, con l'obiettivo generale di permettere ai giovani che sono inseriti nel contesto scolastico di sviluppare e maturare quelle competenze di tipo teorico e pratico che faciliteranno il più possibile il loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il relatore per l'opposizione, Sergio De Vincenzi, ha fatto rilevare che all'atto è stato messo a disposizione per un esame attento solo nel pomeriggio del giorno precedente il voto in commissione. Di fatto, ha ricordato De Vincenzi, i consiglieri regionali hanno solo potuto prendere atto di un elenco di variazioni ammissibili e non ammissibili dal punto di vista formale, senza una vera consultazione con le famiglie e le associazioni di categoria del mondo produttivo. Un piano calato dall'alto, ha detto il relatore di minoranza, che risponde più a logiche istituzionali che all'intimo interesse del territorio. La prima commissione si è occupata della crisi dell'editoria in Umbria. Dopo ordine dei giornalisti e associazione della stampa, ascoltati rappresentanti di giornali, emittenti radio-televisive e testate online. Vediamo. Il panorama dell'informazione in Umbria è devastante. L'intero settore dell'editoria regionale vive una fase di profonda difficoltà che coincide con la crisi economica che attanaglia da anni famiglie e imprese. Si perdono pezzi importanti, come recentemente accaduto per il Giornale dell'Umbria. Serve dunque un aiuto dalla politica, una legge specifica e di sistema che tenga conto della crisi della nostra regione. Sono queste in sintesi le osservazioni emerse durante le audizioni e gli incontri che la prima commissione consiliare, presieduta da Andrea Smacchi, ha dedicato alle difficoltà del sistema dell'informazione regionale Umbra. Dopo la prima seduta, in cui sono stati sentiti il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Roberto Conticelli, e il presidente dell'Associazione Stampa Umbra, Marta Cicci, l'organismo assembleare ha ascoltato il punto di vista dei rappresentanti di giornali, emittenti radio-televisive e testate online. Il quadro emerso resta allarmante, con la chiusura del Giornale dell'Umbria che viene considerato il segnale dell'aggravarsi di una difficoltà ormai consolidata del sistema informativo regionale. Ogni giorno, è stato evidenziato dagli interventi, le testate giornalistiche online che operano in Umbria hanno 150.000 contatti, anche se di pochi minuti. Le emittenti televisive locali raggiungono in totale 120.000 spettatori, 20.000 sono i lettori dei quotidiani. Servono contributi per l'efficientamento delle strutture colpite dal passaggio obbligato dall'analogico al digitale, per salvare posti di lavoro e per gli investimenti. La Regione Umbria, secondo gli operatori del settore, dovrebbe guardare ai progetti di legge sull'editoria che altre regioni stanno portando avanti, pianificando aiuti alle testate. La Commissione sta cercando, vista la crisi del mondo dell'informazione, visto che in 5 anni abbiamo perso solo nel settore dell'editoria 10.000 copie per quanto riguarda i giornali venduti, viste le problematiche che abbiamo nel settore radio-televisivo, di dare delle risposte concrete. Risposte concrete in questo momento significa capire intanto quelle che sono le dinamiche e allo stesso tempo venire incontro a queste dinamiche.
contributi all'occupazione, defiscalizzazione per quanto riguarda la pubblicità di chi vuole investire nei giornali, nelle televisioni. Sì, sono anche questi degli strumenti che vogliamo prendere in considerazione. Noi abbiamo una normativa che risale al 2000, che ormai è datata, una normativa che va aggiornata e che va messa a disposizione anche di tutto quello che negli ultimi anni sta succedendo. Da 20 anni abbiamo un settore, che è quello dell'online, che chiede con forza una propria rappresentanza, una propria visibilità. Anche per loro dovremo operare. Quindi c'è molta carne al fuoco, stiamo lavorando insieme alla Giunta, speriamo di proporre in tempi brevi una proposta di legge attuale che dia delle risposte concrete e che soprattutto ridia un po' di ossigeno ad un mondo, quello dell'informazione, che è la base della stessa democrazia. La terza commissione dell'Assemblea legislativa ha ascoltato i rappresentanti di Avis Umbria in merito a criticità e prospettive per il Piano Sangue. Paolo Giovagnoni. Dall'incontro della terza commissione con i rappresentanti regionali e provinciali dell'Avis è emersa la necessità di organizzare meglio la raccolta di sangue e emoderivati, tenendo conto delle esigenze dei donatori, ai quali non si può chiedere di mettersi in viaggio per andare a donare gratuitamente il sangue. Quindi attivare nella provincia di Terni delle unità mobili di raccolta che assicurino il servizio nelle aree marginali o più lontane dal capoluogo. Già con una petizione popolare del 2013 è stato chiesto alla Regione di attivare un servizio di raccolta mobile proprio per superare le difficoltà logistiche e sperimentare prelievi nelle città più piccole anche nei giorni festivi. Questo per dare risposta a chi lavora nel commercio e ai lavoratori precari, ai quali non vengono riconosciuti i permessi per le donazioni. I 17 centri di raccolta sangue in Umbria trattano circa 46.000 sacche all'anno. Il precedente piano non è stato applicato, servirebbe un database unico con i dati dei donatori, in modo che tutte le strutture sanitarie della regione siano in grado di riconoscerli se si presentano nei centri di raccolta. I diversi sistemi di gestione dei dati impediscono alle aziende sanitarie di comunicare in modo efficace. Gli organismi di controllo e consultazione previsti dal vecchio piano non sono praticamente mai stati riuniti. Il servizio di prelievo dovrebbe essere ottimizzato, ampliando gli orari di apertura, non limitandosi al sangue, che in certi periodi può non servire, e concentrandosi sugli emoderivati. Audizione a Palazzo Cesaroni sulle cure palliative. La terza commissione ha ascoltato medici e rappresentanti delle associazioni che operano nel settore. Vediamo. Per le cure palliative è necessario strutturare i medici che operano ad oggi in convenzione con le ASL nei percorsi legati al fine vita. In aumento i casi non oncologici legati ad altre patologie come malattie non guaribili o demenza. Serve aiuto di tipo psicologico anche per i familiari. Puntare sull'assistenza domiciliare, evitando i ricoveri in terapia intensiva che non sono appropriati. Sono alcune delle istanze rappresentate ai membri della terza commissione presieduta da Attilio Solinas nell'audizione alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Società Italiana Cure Palliative di ASLA Umbria, Associazione Persefone, Aglaia, AUCC, Associazione Con Noi, CGL Umbria e rappresentanti dei vari distretti sanitari dell'Umbria. Le associazioni di volontariato chiedono un aiuto reale alle istituzioni perché finora si sono finanziate con mercatini, cene, spettacoli teatrali per raggiungere l'obiettivo di dare ai malati terminali medici specializzati in cure palliative e psicologi, di cui hanno bisogno anche le famiglie a causa delle difficoltà legate all'accompagnamento al fine vita. Chiedono anche di essere convocati, come previsto per legge, ogni volta che si entra nel merito degli interventi che si intendono adottare, creando una effettiva rete di collegamento fra tutti gli specialisti che si occupano di cure palliative. Il presidente della Commissione Sanità e Servizi Sociali, Attilio Solinas, ha detto che tali esigenze saranno recepite per la discussione sul nuovo piano sanitario, nel quale, ha sottolineato, serve un modello assistenziale da definire e riorganizzare sulla base dei bisogni emersi dal territorio, facendo anche in modo che vi sia maggiore integrazione tra le differenti realtà operanti sul campo, attivando i coordinamenti regionali e aziendali e sostenendo la risorsa strategica costituita dalle associazioni e dai medici che per conto di esse già operano sul campo.
Nella riunione settimanale della seconda commissione si è continuato a parlare della questione relativa alla realizzazione del progetto pilota per lo sfruttamento dell'energia geotermica nella piana dell'Alfina. L'impegno del presidente Rosbrega è di votare già nella prossima seduta una proposta di risoluzione unitaria che impegni la giunta regionale a ricercare sulla questione un ulteriore livello di condivisione tra istituzioni locali, cittadini e società proponente. Esenzione dai ticket sanitari, medicine non convenzionali e misure contro la ludopatia al centro dei lavori del Comitato di Monitoraggio. Marco Paganini. Proseguono i lavori del Comitato per il monitoraggio e la vigilanza sull'amministrazione regionale, presieduto da Raffaele Nevi. Nell'ultima seduta l'organismo di controllo si è occupato dei controlli sulla veridicità delle esenzioni al pagamento dei ticket presentati ai CUP richiesti da Marco Squarta di Fratelli d'Italia. È stato poi verificato che l'attuazione della legge sulle medicine non convenzionali, dopo la nomina di un nuovo dirigente in giunta, dovrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi. Infine, su richiesta di Carla Casciari del Partito Democratico, è stato esposto il risultato sulla verifica dell'attuazione della legge regionale contro la ludopatia, legge numero 21 del 2014, da cui emerge che alcune scadenze non sarebbero state rispettate. Per una ulteriore verifica è stato deciso, su proposta di Gianfranco Chiacchieroni, di sentire in merito gli assessorati alla sanità, sociale e commercio. A margine dei lavori, il presidente Nevi ha tracciato un bilancio del lavoro svolto, individuando gli obiettivi prossimi del comitato. Stiamo cominciando a arrivare a una mole di lavoro fatto abbastanza considerevole, quindi si può incominciare a intravedere un primo bilancio del lavoro di verifica dell'attuazione delle leggi, dei regolamenti, delle mozioni, delle risoluzioni fatte dal Consiglio regionale. E appare purtroppo una grande difficoltà nell'attuazione delle leggi e delle deliberazioni del Consiglio regionale. E questo è un elemento che, ove fosse confermato, sarebbe, diciamo, molto delicato, perché appunto c'è la possibilità che tutto quello che viene fatto all'interno del Consiglio regionale non venga poi attuato dalla Giunta regionale. Quindi vedremo con grande attenzione. La terza commissione, presieduta da Attilio Solinas, ha dato via libera alle audizioni sulla proposta di legge dei consiglieri Silvano Rometti, socialisti e riformisti, e lo stesso Solinas del Partito Democratico, riguardante l'introduzione in Umbria di un registro regionale delle dichiarazioni anticipate di trattamento, DAT, che consiste in un documento con il quale una persona maggiorenne, nel pieno possesso delle proprie capacità, manifesta espressamente al proprio medico curante la propria volontà riguardo i trattamenti sanitari a cui essere o non essere sottoposta nel momento in cui si trovasse in una situazione di perdita di coscienza ritenuta dai medici curanti non ragionevolmente reversibile. Contrario il vicepresidente della Commissione Sergio De Vincenzi, che aveva chiesto un rinvio per ulteriori approfondimenti, in quanto, ha detto anche senza entrare nei contenuti sui quali molto si potrebbe dibattere, ciò che lascia perplessi è l'impugnazione di analoga legge regionale emanata dal Friuli di fronte alla Corte Costituzionale, con argomenti che fanno capo alla violazione della competenza statale in materia di ordinamento civile e al supposto mancato coordinamento con le norme in materia di omicidio, omicidio del consenziente, istigazione al suicidio. Riunione congiunta di prima e terza commissione per discutere la mozione del Movimento 5 Stelle sulla previsione del reddito di cittadinanza regionale. Vediamo. La prima e la terza commissione si sono riunite in seduta congiunta per continuare ad affrontare la mozione per l'introduzione del reddito di cittadinanza proposta dai consiglieri del Movimento 5 Stelle. L'assessore Barberini ha relazionato sulle iniziative messe in campo dal Governo nazionale e su quelle a cui sta lavorando la Regione per affiancarle. Barberini ha spiegato che per la prima volta nel nostro Paese si dà una risposta strutturata e non emergenziale al fenomeno della povertà con il sostegno di inclusione attiva. All'Umbria sono destinate per il 2016 tra i 7 e i 10 milioni di euro per le circa 2.500 famiglie con minori e con ISEE inferiore ai 3.000 euro. La Regione affiancherà al SIA risorse proprie. Oltre agli 11 milioni di euro che ogni anno il bilancio dedica al sociale, ci sono 28 milioni e mezzo del Fondo Sociale Europeo che verranno utilizzati per strumenti attivi. Avremo quindi molte diverse fonti di finanziamento per la lotta alla povertà, comunitarie, nazionali e regionali. Per questo
serve una cabina di regia che metta insieme regione, comuni, associazioni, terzo settore e privato sociale per coordinare gli interventi con le zone sociali e cercare di cogliere al massimo tutte le possibilità che si presentano. Dopo un'ampia discussione, la Commissione ha deciso di tornare ad approfondire l'argomento nella prossima seduta per poi arrivare ad una proposta di risoluzione da portare in aula. Incontro a Palazzo Cesaroni tra una folta rappresentanza di operatori della Polizia Provinciale di Perugia e Terni, RSU e rappresentanti di CGL, UIL, CISL Funzione Pubblica, con la Presidente Donatella Porzi, Vicepresidenti Valerio Mancini e Marco Vinicio Guasticchi, i capigruppo consigliari Chiacchieroni del Partito Democratico, Rometti Socialisti e Riformisti, Fiorini Lega Nord. Tema dell'incontro: le questioni legate al riordino delle province con riferimento al futuro degli operatori della Polizia Provinciale. Questi punti centrali emersi nel corso del confronto: grande attenzione e disponibilità all'ascolto delle esigenze e delle problematiche legate al futuro della Polizia Provinciale di Perugia e Terni, nel riconoscimento della qualità del ruolo e delle funzioni svolte nei vari ambiti di competenza. E poi ancora impegno dell'Assemblea Legislativa a tener conto delle questioni legate alla definizione del ruolo e del futuro lavorativo prospettati dai rappresentanti dei lavoratori in occasione della discussione in commissione e in aula del disegno di legge in materia in corso di predisposizione da parte della Giunta. Riaffermazione infine della comune volontà di Assemblea Legislativa e Giunta regionale di risolvere la questione nella consapevolezza delle difficoltà che pur ci sono. E anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa regionale consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.